È un posto assolutamente magico che pochissimi napoletani conoscevano, nel mondo non conosce nessuno, adesso a portata di mano, uno dei belvederi più belli del mondo. Un luogo che noi restituiamo in primis ai napoletani, poi ai tantissimi turisti che dal lungomare potranno salire in pochissimo tempo e ammirare uno dei più bei panorami che noi abbiamo nella nostra città. Noi dobbiamo solamente lavorare tutti insieme per fare in modo che Napoli occupi quello spazio nel mondo che merita. Un edificio quasi di 20 piani, quindi è un pozzo che è stato fatto con una struttura in cemento armato progettato da un grande, Renato Sparacio, un ascensore assolutamente spettacolare. Sono due ascensori tra l'altro molto sicuri perché i due ascensori si affiancano e c'è uno sportello che collega i due ascensori, quindi si può passare da uno all'altro, quindi è anche un ascensore contro la claustrofobia. C'è uno dei belvederi più belli del mondo, qui c'è la villa di Lucullo, c'è da dove si vedeva la sirena partenope arrivava. C'era un posto in cui nel 1560 fecero un convento che si chiama Monte di Dio, quindi vuol dire che questa montagna veniva vista come la montagna di Dio. Oppure da dove Carlo d'Angiò faceva la caccia col falcone, perciò Pizzo Falcone. C'è anche il terrazzo dei bastardi di Pizzo Falcone, quindi tutto in un colpo solo, è un posto assolutamente magico che pochissimi napoletani conoscevano, nel mondo non conosce nessuno, adesso a portata di mano. Completiamo un'opera che era partita ben 17 anni fa. Colleghiamo alla città, rendiamo vicina uno dei luoghi più simbolici di Napoli, che è Montechia, che è il luogo della fondazione. Lo facciamo adesso che ci avviciniamo ai 2500 anni dalla fondazione della città, un luogo che noi restituiamo in primis ai napoletani, che spesso molti forse non hanno neanche mai visto questo spazio. E poi ai tantissimi turisti che dal lungomare potranno salire in pochissimo tempo e ammirare uno dei più bei panorami che noi abbiamo nella nostra città, e anche fa parte di questo progetto di recupero di Monte di Dio che sarà anche completato dall'apertura della stazione della linea 6 prima dell'estate. Restituiamo un pezzo di città molto bello a Napoli e a tutto il mondo. Sarà gratuita per i residenti? Per i residenti della collina sarà gratuito, sarà gratuito anche per qualsiasi abbonato a NM, perché noi vogliamo incentivare a Napoli il trasporto pubblico locale, perché i cittadini devono sempre più usare il trasporto pubblico locale. Per gli altri attualmente si parte con un biglietto di 1,30, poi dopo per i turisti di costo turistico come ovunque nel mondo. Se noi lavoriamo tutti quanti insieme con pragmatismo e con serietà possiamo arrivare a risultati straordinari. Napoli è una città bellissima, oggi siamo in un posto bellissimo che ha delle potenzialità straordinarie non ancora espresse, e noi dobbiamo solamente lavorare tutti insieme per fare in modo che Napoli occupi quello spazio nel mondo che merita.